Eccoci qua, amanti dello sport, con i playoff. Anche sposati, eh? Ma anche no, ma anche no. Dai, qualche notizia. Juve-Napoli. Notizia, Juve-Napoli. Che novità. Beh, secondo me c'è 3-0. Eh sì, segno pure Wayne. Anzi, secondo me fanno una tripletta. Io spero che perdiamo. No, anzi, ti dico che segnano. Wayne è sicuro che segna, però dopo segnano Chiellini, Mandzukic, poi Alessandro, poi basta. Vai, tutti, dai. Però e Wayne segna di sicuro. Io metterei solo Chiellini. Anche. Aspetta. Caleon, Mertens, Insigne, Allan, poi Gigno, poi Koulibaly. Koulibaly. Attenzione, ha segnato Koulibaly. Alfonso Gazzetta ci segna, dai. No, lasciamo bene. Vabbè, lasciamo bene. Invece tu, parlaci della tua Inter. Ti devo dire che ieri è nato il bambino di Icardi, una bambina che si chiama auguri. Isabella. Isabella Icardi. Auguri Icardi, è il suo agente Vandanara, che Vandanara, no, che è sua, sua moglie. Vabbè. Poi? E poi invece c'è stata un'assemblea, no, per l'Inter? No, prima ci tenevo a dire una cosa, che sul fatto di Gabigol, qualche novità su Gabigol. Che in pratica Ausil, come preferisce, noi diciamo Gabigol, ma Ausil preferisce dire Gabriel Barbosa. Sulla dietro la maglia c'è scritto Gabriel Barbosa. Ha spiegato che ci sarà il suo, arriverà il suo momento, che stiamo tutti aspettando. Io ho capito il suo aumento, ho già esagerato, ma manco il momento. E invece io vorrei dire una cosa, che i tifosi del Napoli non potranno vedere questa gara direttamente nello stadium, quindi il signor Aurelio De Laurentiis ha messo un maxi schermo fuori dallo stadio del Napoli a San Paolo, quindi potranno vedere. Ti verrà direttamente dallo stadio del San Paolo del Napoli. Parla di questa assemblea. Parliamo di questa assemblea. C'è stata questa assemblea oggi, come ricordiamo, non c'è stato Toir perché Toir per problemi di famiglia, il padre non sta bene, non è potuto, come presidente Steven Zhang che doveva fare delle cose. Beh, cosa dire? Hanno detto che il fair play finanziario, diciamo che è nella norma, sta andando bene, e poi danno fiducia al Frank De Boer, 100%, sono fiducioso in lui e sarà un progetto. Come dicono i giornalisti. Però l'hanno dato già per facciato come come al solito. È un progetto vincente, hanno detto che sarà un progetto vincente. Io sono con De Boer, come ho sempre detto. Comunque ci sono state quelle voci, Mandorlini, Pioli, ci sono ancora, ma infatti hanno detto oggi nell'assemblea che sono solo voci, sono cose che si dicono, i giornalisti dicono cose e l'altro, ma invece non fai per questa partita un pronostico tu? Se ti porta bene non farlo. Ma dai, mi porta, ma non perché l'ultima volta che non l'ho fatto abbiamo visto che l'Inter ha vinto 2-1. Sì. So solo che il gol ce lo prendiamo sempre. Oddio, no, io l'ho fatto pure, però ho detto 3-0, invece ho vinto 4-1. Sono sempre tre gol di scarto. Non mi va di fare il pronostico, ma per come sta andando. Però dai, l'ultima partita è andata bene, speriamo. Ho giocato già meglio. Comunque, ci tenevo a dire di seguirci anche sui social, ovviamente Telegram, Facebook e Twitter. Qui sotto nella descrizione c'è il ci sono i link dove potrei cliccare e unirvi a noi. E iscrivervi. Mettete mi piace e condividete. Ci vediamo nel post partita. Lunedì. Per. Andiamo lunedì. Per quale partita? Juve? Dillo, no? E poi l'Inter? Sampdoria e Inter. Oh. Ciao amici, alla prossima. Ciao ragazzi, con i playoff. Ciao.